La pasta che aiuta il cuore a grottaglie è l'evento organizzato dalla Onlus Medici per San Ciro in collaborazione con il pastificio Granoro di Corato e con il patrocinio del Comune Ionico. L'appuntamento in piazza Regina Margherita si è tenuto il 12 agosto scorso con un ricco programma fatto di momenti culturali, musicali e di degustazione enogastronomica di pasta, vino e frutta. Ad aprire la serata il forum sulla sana alimentazione è direttamente da Expo 2015, durante il quale medici ed esperti hanno illustrato i benefici effetti della sana alimentazione con la pasta e i risultati ottenuti sull'apparato cardiovascolare con un particolare tipo di pasta contenente il beta-glucano. Un recentissimo studio dell'Università di Harvard che dice letteralmente questo: le molecole anticancro presenti nei frutti di mare obsoleti, dimenticati, poco usati, ad esempio le cozze, hanno un valore antitumorale immenso. Quindi perché non farlo? Noi siamo cresciuti a cozze e patate, a un certo punto sembrava il piatto dei poveri, tutti a mangiare ombrine e spigoli di allevamento, poi la realtà, come vedi, è quella nostra antica. Noi si raccoglieva le verdure selvatiche, a mia madre, io avevo 15 anni, andavo in giro a raccogliere queste verdure, dicevo mamma, ma cosa fai? Cioè, poi benissimo andare al mercato e comprarle. Adesso invece è stato dimostrato proprio dall'Università di Pisa che in queste verdure, che sono le ciocce, i crespigni, i cicerbiti eccetera, ci sono delle sostanze anticancro addirittura superiori a quelle dei cavoli, perché ricchissime di polifenoli, il pesce povero, le acciughe, cioè tutto ciò che è povero poi alla fine ti rende in risultati salutistici. La serata è proseguita con la degustazione enogastronomica di primi piatti cotti in particolari tipi di pentole, inserite in un design accattivante. Mediante una buona manualità dell'operatore, ogni fase di preparazione delle varie pietanze si è trasformata in una vera e propria attrazione per i presenti. La soddisfazione del palato ha accompagnato i visitatori in un altro evento di grande spettacolarità. Oltre ai primi piatti non poteva mancare vino e frutta offerti dalle cantine dei produttori della zona. 5 euro è il costo del ticket per contribuire all'acquisto di altri defibrillatori che l'associazione intende donare alle scuole di Grottaglie. Grottaglie ha attualmente 4 totem in 4 piazze con 4 defibrillatori ad accesso pubblico. Le forze dell'ordine hanno 3 defibrillatori nelle loro macchine. Abbiamo 300 volontari del soccorso formati da noi. Il nostro impegno cos'è? È come ci vedete, sono i giovani. Il nostro impegno per il futuro è per i giovani, per i ragazzi, perché senza i ragazzi, se non costruiamo veramente un mondo migliore per loro, che ci fa stare bene noi, noi lo vogliamo fare attraverso una Grottaglie radioprotetta, ma anche attraverso questa serata, che è uno stare insieme, attraverso anche il buon cibo e spiegare loro come si mangia bene per stare bene, affinché non si incorrono in malattie cardiovascolari.